L'incubo dell'asse viario in giardino. La nostra inchiesta tra i residenti di San Pietro a Vico, le cui abitazioni sono interessate dal tracciato dell'asse nord-sud. Penultimi in Toscana per il clima. Secondo la classifica stilata dal Sole 24 Ore, la nostra provincia sarebbe la 60ª al posto nazionale per il benessere climatico, penultima nella regione. Lo spettacolo della fioritura dei crochi. Un tappeto di fiori viola sta colorando la zona dell'Alto Matanna. La fioritura sarà visibile ancora per qualche settimana. Buoni dati 2018 sul turismo. Aumentate le presenze turistiche in tutta la regione, che nel 2018 ha registrato 48 milioni di arrivi. La provincia di Lucca fa registrare un più 4,7%. Per lo sport, lucchese di nuovo in campo nel recupero con l'Entella, neppure il tempo di gioire per la vittoria sulla Propatria, che rossoneri si rituffano nel campionato con il recupero dell'ottava giornata contro la capolista. Parigi-Viborgo Real Forte, Seravezza continua a sognare, in Serie D la squadra di Vangioni batte il Trestina e rimane sulla scia della capolista pianese. Muove la classifica anche il Viareggio, che fa un punto con la Sangiovannese. Ben trovati al TG Noi, dunque, come avete sentito dai titoli, andiamo a vedere con la nostra inchiesta curata da Gianni Maestri Pieri e Egidio Conca la situazione dei residenti di San Pietro a Vico interessati dal tracciato dell'asse nord-sud. Dopo la presentazione del progetto definitivo è tornata a farsi sentire la voce di coloro che si ritroveranno in giardino l'asse nord-sud, in particolare nella zona di San Pietro a Vico. Qui siamo in una zona a verde di San Pietro a Vico, una zona agricola, la strada passa di qui e passerà accanto, vicinissima a quella villetta che vedete sullo sfondo. Dietro ancora ci sono i silos del Molino Casillo, la strada porterà via un pezzo del giardino della villetta e poi passerà a circa 2 metri da quella casa di corte che vediamo ancora più in fondo. La prima villetta è quella del signor Pierluigi Biagioni. Quando l'ha comprata nel 2008 era tranquillo perché il primo progetto prevedeva il passaggio dell'asse in via delle Piagge per drenare anche il traffico pesante della zona. Invece poi il progetto è stato cambiato e la strada gli porterà via il garage e un angolo di giardino. E tra l'altro in pochi anni questo è il secondo regalo, tra virgolette, che le fanno. Questo è venuto quest'anno, in 3 mesi è stato boom. Il silos? 6 silos, non uno. Sono 6 silos da 40.000 quintali di grano. Quindi c'è il silos davanti e di fianco ci avrà l'asse nord-sud. Questa 9 metri di altezza. Ecco qua. Il bello è che questa sarebbe una zona agricola soggetta a stringenti norme paesaggistiche. Allora, la strada che porta a queste villette non è asfaltata e questa è un po' una beffa. Perché non è asfaltata questa strada? Questa strada non è asfaltata perché è in zona agricola e quindi in zona agricola deve essere sterrata per il comune. E ora mi ci vengono a fare questo monumento. La casa di corte più avanti invece è quella della famiglia della Santa. Qui la strada sopraelevata passerà ancora più vicino all'abitazione. Dovrebbero proprio passare a 1 metro dalla casa, 5-6 metri di... Non cioè, ve li ritrovate a 1 metro da quelle finestre chiuse? Esatto, o dalla finestra o dal terrazzo. Adesso ci siamo spostati 0,5 chilometro più avanti e siamo di fronte alla casa del signor Marianetti. Ecco, l'asse nord-sud le passa in giardino praticamente a lei, le devono tirare giù un muro. Giù questo muro qui, cancello, muro e passa dov'è la maglioglia a 8 metri di altezza e noi abbiamo le finestre e ci sa dormire lì. Se c'è anche, ammettiamo che un domani succede un incidente anche fra 2 o 3 treni, perché poi succede, no? Fra 2 macchine, mi vengono in camera, perché io sono qui, ora è vivibile. Ditemelo voi se è una cosa fatta bene. Ma a lei per questo le danno qualche indennizzo? Sì, 15.000 euro che non sono assai per il cancello elettronico, guardi, il muro di cinta in cemento armato, no? Oltre lo sproprio del terreno, che vabbè, quello è il meno male, no? E poi con 8 metri di altezza, con le finestre lì a 5 metri, ci si deve dormire. Lei preferirebbe che le tirassero giù la casa piuttosto? A questo punto sì. E mi pagano, no? E cercherò un'altra soluzione. Però non lo fanno. E lei ci crede? Il bello è che il signor Marianetti abitava a Marlia e 40 anni fa decise di andare via di là perché aveva troppo traffico vicino a casa. Non ha avuto davvero fortuna.
Vedremo, vedremo come si svilupperanno sicuramente queste vicende. E a proposito degli assi viari, il Comune di Capannori ha annunciato che giovedì 28 marzo aprirà uno sportello a servizio dei cittadini capannoresi interessati dal progetto dell'asse nord-sud del sistema tangenziale lucchese. Passiamo alla cronaca, perché i carabinieri della stazione di Lucca e quelli dell'ispettorato del lavoro hanno denunciato la titolare di una ditta di volantinaggio, una donna pakistana, per sfruttamento di manodopera in nero. La donna avrebbe infatti impiegato diversi lavoratori senza nessun tipo di contratto e con retribuzione di molto inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro. Insieme a lei è stato denunciato un altro cittadino pakistano che di fatto avrebbe reclutato i lavoratori con una forma di capolarato. Sono state quindi elevate sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro ed effettuati recuperi contributivi, tuttora in fase di quantificazione. Andiamo ora al benessere climatico. Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha stilato una classifica italiana a proposito appunto del benessere climatico delle province. Lucca a livello nazionale è 60ª, penultima in Toscana. Le recenti manifestazioni di piazza, svoltesi anche a Lucca, sono il segno di un interesse sempre maggiore sul clima e sui cambiamenti verificatesi in questi ultimi decenni. Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha pubblicato una ricerca sul clima in Italia, stilando una classifica del benessere climatico della nostra penisola. Per stilare la graduatoria delle province sono stati presi in esame vari parametri, come ore di sole e numero di giorni di freddo all'anno, indice di calore e umidità, brezza estiva e pioggia, ma anche frequenza di eventi estremi. Secondo questa graduatoria, la provincia con il clima migliore in Italia è quella di Imperia in Liguria, seguita da quelle di Catania e Pescara. Su 107 province prese in esame, Lucca si trova al 60º posto, più o meno a metà classifica. La nostra provincia risulta piacevole dal punto di vista della temperatura, che solo in pochi giorni all'anno in media scende sotto i 3 gradi percepiti. Di converso risulta tra le più piovose in Italia, con 84 giorni all'anno, con accumulo di pioggia superiore a 40 mm per fascia esoraria. In Toscana, secondo Il Sole 24 Ore, dal punto di vista climatico, Lucca non è proprio il massimo. La provincia con il clima migliore della nostra regione risulta quella di Livorno, che è anche quinta nella classifica nazionale, seconda Grosseto e terza Pisa. Lucca risulta invece nona, cioè penultima. Dietro a noi c'è solo Arezzo. Oltre alla classifica delle province, il quotidiano milanese riporta uno studio sul cambiamento climatico in Italia. Emerge che dal 1980 la temperatura media è aumentata di mezzo grado ogni decennio e che il 2018 in Italia è stato l'anno più caldo da due secoli a questa parte. Restiamo in qualche modo in tema, perché il centro funzionale della regione Toscana ha emesso un'allerta meteo per rischio vento su tutta la regione dalle 21 di lunedì 25 marzo fino alle 23.59 di martedì 26. L'allerta è di colore arancione, fase di attenzione per la zona A4, ossia la Piana di Lucca, comprendente i comuni di Capannori, Porcari, Monte Carlo e Altopascio, mentre è di livello giallo per il resto del territorio provinciale. E la farmacia di Sant'Anna ha donato un defibrillatore al gruppo donatore di sangue Fratres di San Donato. Il dispositivo salvavita è stato collocato presso il centro parrocchiale Le Vele, appunto di San Donato. Il consiglio direttivo dei Fratres ha espresso profonda gratitudine per la donazione del dottor Sandro Maffei. E adesso andiamo ad un'altra classifica, quella sul turismo, perché i dati regionali sono veramente incoraggianti. Lucca corre, la Versilia è ferma, mentre la Valle del Serchio perde qualche metro. È questo il quadro descritto dai dati dell'Ufficio regionale di statistica sulle presenze turistiche nel 2018. Un anno nel complesso positivo per la Toscana, che ha battuto il muro dei 48 milioni di presenze, segnando il più 3,8% rispetto al 2017. Si parla di oltre 1.700.000 pernottamenti in più. La tendenza generale ad una contrazione della durata media del viaggio viene confermata anche nel 2018, seppur in rallentamento rispetto agli anni precedenti. Ma guardando con attenzione la provincia di Lucca si notano velocità diverse. Il capoluogo va forte, come del resto tutte le città d'arte. Lucca in un anno ha segnato il più 4,7%, una crescita di poco superiore a quella di Firenze.
ma mai quanto la vicina Pisa, che è arrivata addirittura al più 25%. La Versilia segue l'andamento della costa toscana, che risulta in media stazionaria, crescita zero e presenze stabili, ma c'è chi fa meglio, ovvero la costa livornese, più 6,5%, e a chi va peggio, come la vicina Riviera Apuana. Gli ambiti della montagna registrano l'unico dato negativo della regione, meno 1,3. Le contrazioni più significative si sono registrate per Mugello e per la Garfagnana. Sulle aree montane la regione intende investire per la destagionalizzazione, spingendo per offerte ad hoc che attirino turisti tutto l'anno. Soddisfatto della crescita complessiva del turismo, l'assessore regionale Stefano Cioffo. La nuova suddivisione dei dati, in base ai nuovi ambiti territoriali turistici, ha dichiarato, permette di individuare con più puntualità le performance delle varie zone, comprese quelle con criticità, e quindi studiare correttivi per provare a invertire la tendenza. Adesso invece ci spostiamo in Alta Versilia, al versante di Seravezza dell'Alto Matanna, dove in questi giorni è visibile la spettacolare fioritura dei crochi. Tra le fioriture spontanee più conosciute in Italia ci sono sicuramente quelle del Monte Croce. Infatti ogni anno, a cavallo tra maggio e giugno, questa verde montagna si colora di bianco grazie alle straordinarie fioriture dei Narcissus poeticus, dei bellissimi quanto tossici narcisi, chiamati in questo caso erroneamente giunchiglie. Ma da oggi, quasi per una spontanea naturale gelosia, proprio davanti al Monte Croce ed esattamente sull'Alto Matanna, nei pressi dello storico albergo-ristorante, tutta l'area è completamente fiorita e colorata di viola. Le fioriture proseguono lungo la strada che costeggia il percorso fatto costruire da Alemanno Barzi nei primi anni del Novecento per accogliere gli ospiti saliti così in alto grazie al pallone frenato. Si tratta della fioritura de Crocus vernus o Crocus napolitanus, una piantina con un fiore alto circa 10 cm che nasce a seguito dei semi portati dal vento e quando trova le condizioni giuste si propaga fino a formare un tappeto di colore viola. È giusto ricordare che, anche se esteticamente questo fiore assomiglia molto al Crocus sativus, per dirla in breve quello da cui si ricava il prezioso zafferano, questo non è assolutamente commestibile. Lo zafferano buono fiorisce infatti in autunno e non cresce spontaneamente, ma deve essere coltivato. Per chi volesse apprezzare questo spettacolo, che di fatto anticipa la primavera, può farlo ancora perché queste fioriture durano alcune settimane. Alto Matanna è nel comune di Stazzema, ma si raggiunge comodamente anche dalla Val di Turrite, si supera Fabbriche di Valico prima e poi la frazione di Gragliana. E adesso ci spostiamo invece a Viareggio, dove c'è stata la tradizionale Fiera dei Ciottorini. Viareggio celebra il 25 marzo la festa patronale della Santissima Annunziata. La chiesa, che porta lo stesso nome, è la più antica della città. I lavori di costruzione ebbero inizio nel 1559 sotto il commissario Girolamo Busdraghi e fu inaugurata l'anno successivo. La festa patronale a Viareggio si propone di associare la cultura e le tradizioni religiose e popolari alla riscoperta e valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali. Oltre alla tradizionale Fiera dei Ciottorini, che si tiene nell'area del primo mercato cittadino, all'ombra della cinquecentesca Torre Matilde, sono presenti espositori che arricchiscono la festa con mercatini di oggettistica, antiquariato e modernariato, intrattenimento musicale e attrazioni per bambini e naturalmente il mercatino di beneficenza. Il gran finale a Rione Vecchia a Viareggio ha voluto ricordare il compianto presidente Marco Marmugi, deceduto recentemente mentre stava lavorando alla festa del patrono con i suoi più stretti collaboratori. Pensiamo a Marco, facciamogli un grande applauso così simbolico tutti insieme, perché veramente è una grande mancanza. Quanto al Ciottorino, quest'anno avevamo una soddisfazione che veramente è riuscito tutto. Forse il sole è riuscito a farci fare questa manifestazione ancora più stupenda. Vorrei approfittare per ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano in questa manifestazione, ringraziare tutti i partecipanti. E vorrei dire una cosa, quest'anno abbiamo superato i record delle pitture delle mattonelline, cosa che non era mai successa, che non posso essere che soddisfatto. Era questo l'ultimo servizio del TG Noi della prima parte, adesso una breve interruzione pubblicitaria e poi la pagina sportiva.